Ciao, allora. Ciao Gaetano. Senti, allora, le tue domande sono: l'accordatura è quella standard? Sì. Il capotasto lo mette al primo tasto? 3, non so cosa scrivete nella domanda. No. Allora lui fa questa cosa. Lui abbassa la chitarra di un semitono e mette il capotasto al terzo tasto, ok? Aspetta, ricontrollo. S 9 5 7, sì. 9 7 5 3, sì, al terzo. Quindi cosa fa? Mette, quindi abbassa tutto di un semitono e mette il capotasto al terzo, quindi abbassando tutto sale tutto di un semitono, non so come spiegarti. E la posizione è questa, la prima. Io non ho i pallini in questa chitarra, ma lo fa, inizia quindi capotasto terzo, vedi, e mette il primo dito sulla quinta corda sull'ottavo tasto, quindi ottavo. Poi settimo, nono e di nuovo ottavo. La classica posizione jazz. Quindi fa. Qua fa tutto in un tasto sul decimo, sull'ottavo, scusa, ta ta ta. Stessa posizione col basso sopra. Poi posizione di prima, per fare un classico accordo blues, no? Quindi quinta corda, ottavo, scendendo settimo, ottavo, ottavo. Per fare questa scala. Togli il mignolo e col barré abbassa il primo in modo tale da fare, da tenere questo qui un semitono. Quindi classica posizione major 7. Poi c'è questo passaggio. Poi visto che prende questa cosa lui. Quindi ottavo, quinto, sesto, quinto. E poi cosa fa? Vediamo. Un'ora poi non c'è nemmeno il tempo di portarsi via. Rubando, poi fa di nuovo qui all'ottavo, però col passaggio. Ok? Quindi capitolando. Solo un gioco che non va. Lui fa, non so se lo fa perché sbaglia. Non ti preoccupa. Stesso passaggio di prima. Stesso accordo di prima. Fa tipo. Tipo un fa con un basso sol, che sarebbe sol con un basso la, più o meno, tutto così quel pezzo. Poi sono semplici gli accordi, cioè te li devi guardare, però questo è tutto. Poi avevi qualche altra domanda? La posizione delle lettere per alcun accordo, te l'ho spiegato? Ok.
Forse farò a Napoli, suonerò per l'evento di Pino Daniele. Oppure mi puoi seguire sul sito Renato Caruso. Un po' di concerti, un po' di dischi, un po' di collaborazione. Ciao.